Che cos'è il matrimonio, maestro? E lui rispose: voi siete nati insieme e insieme sarete per sempre. Ma vi sia spazio nella vostra unione e tra voi danzino i venti dei cieli. Amatevi l'un l'altro, ma non fatene una prigione d'amore. Piuttosto, vi sia un moto di mare tra le sponde delle vostre anime. Riempitevi l'un l'altro le coppe, ma non bevete da un'unica coppa. Datevi sostentamento reciproco, ma non mangiate dallo stesso pane. Cantate e danzate insieme e state allegri, ma ognuno di voi sia solo, come sole sono le corde del liuto, perché vibrino di musica uguale. Donatevi il cuore, ma l'uno non sia rifugio dell'altro, poiché solo la mano della vita può contenere i vostri cuori. E siate uniti, ma non troppo vicini. Le colonne del tempio si ergono distanti e la quercia e il cipresso non crescono l'una all'ombra dell'altra. Giorgia, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Simone, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà.